Ciao Aya, eccoci a FIFA 14, ci ritroviamo all'ultima partita del nostro campionato in Italia. Dovremo svolgere la sfida con il Sassuolo che ci porterà quei fatidici 3 punti che serviranno a vincere il campionato, in quanto abbiamo la Juventus a soli 2 punti di distanza dietro di noi. E quindi siamo costretti a vincere questa partita per poterci aggiudicare la vittoria del campionato italiano. Volevo inoltre aggiungere che giustizia è stata fatta, in quanto la Juventus non è riuscita a proseguire in Coppa Campioni. È stata battuta dal Barcellona ai rigori. La finale di Champions League sarà quindi tra Real Madrid e Barcellona. Comunque ritorniamo a noi perché questa partita è troppo importante ed è possibile un solo risultato alla fine, cioè la nostra vittoria, altrimenti sarà un fallimento totale per noi. Stavolta abbiamo deciso per la casacca rossa ed è il primo gol subito, un gol per noi. Ottimi gol, in pratica non abbiamo più speranza di poter vincere la classifica di capocannoniere nel campionato. Quindi possiamo quantomeno puntare a quella degli assist. Gioco di passaggi, prova a tirare in porta e il portiere fa il tuffo. E siamo sull'1-0, troppo importante questo gol per renderci più tranquilla l'intera partita e provare a fare qualcosa di più particolare per andare alla ricerca del gol. C'è il difensore sulla traiettoria, sicurissimo il portiere che va alla presa. Andiamo col pressing, invece abbiamo in pratica regalato un bel passaggio all'avversario. Dovremmo andare ulteriore pressing, ma decidono per un cambio di gioco sulla fascia opposta. La palla continua in fase centrale, viene spedita troppo in avanti e termina in rimessa dal fondo, giocabile dal nostro portierone Andanovic. Proviamo nuovamente a svolazzare per quanto riguarda Riproviamo con un cross, viene fermato. Magnanelli. Su ragazzi, dobbiamo dare il massimo in quest'ultima partita per quanto riguarda del Fodini. E sulla fascia riconquista il pallone. Niente da fare, non riusciamo ad avanzare, dobbiamo oltretutto sperare, o ricordo male, no, abbiamo fatto le qualificazioni per il mondiale, non credo che sia durante quest'estate il campionato del mondo. Manovra ancora Ale alla ricerca di spazi, i compagni seguono bene l'azione, interrompe l'azione avversaria. Carichiamo ulteriormente il pressing, non diamo respiro agli avversari che fanno comunque un buon gioco a centrocampo con la circolazione di palla. Stavolta ci cade il fuorigioco. Per segnalare un fuorigioco millimetrico.
Magnanelli. Niente, continua a mantenere possesso palla il Sassuolo, non riusciamo a recuperare palla per provare a far ricominciare una nostra bella azione. Non provate a lanciare Belfodil. Pereira. Supera l'avversario. Riproviamo con un cross. Grande! E la palla finisce in angolo. Sarebbe stato bellissimo un gol del genere. Quantomeno per noi è stato importante il discorso degli assist, dei cross completati. Arbitro, qua è il calcio di rigore. Ha toccato la palla con un braccio. Peccato che faccia tirare per Belfodil e non noi. Prendere un te caldo 1-0 alla fine del primo tempo. Per il Belfodil, ma baffa il culo, va. Vediamo un po'. Juventus sta vincendo col Milan per 2-0, quindi ripeto, il nostro unico risultato possibile deve essere la vittoria. Sono pronti ad affrontare il secondo tempo. Abbiamo mancato l'aggancio della palla, sarebbe stata questa una bellissima occasione. Le difensive interrompono l'azione proprio sul pivot. Aia. Un fallo contro l'Inter. Ok, scusa arbitro. Il gioco per sanzionare questa entrata in scivolata. Era un fallo netto. Ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. Il direttore di gara assegna un calcio aiai e un tocco con il braccio. Critico questo calcio di punizione. E palla riconquistata dagli avversari. Gli ospiti sono. Dai, lancialo! La prossima interruzione. Intercettano palla a centrocampo interrompendo la manovra dell'avversario. Magnanelli. Intervento pulito. Ma dai! E ormai in zona d'attacco. Pallone che torna in possesso degli avversari. Di messa laterale in zona pericolosa. Vediamo se i nostri difensori riescono a recuperare palla immediatamente. Ce la fanno e quindi proviamo a lanciare il nostro compagno che va a perdere nuovamente la palla. E il Sassuolo si sta facendo comunque abbastanza interessante per quanto riguarda il possesso palla. Proviamo a tagliare al centro. Sta per schierare in campo forze fresche. Missiroli. Taider. Riusciamo a tagliare al centro. Magnanelli. Facile che magari ci guadagniamo anche una bella munizione. Per carica al portiere. Vediamo se riusciamo a lanciarci. Sì, riusciamo finalmente a lanciarci. Attenzione. Parte il cross. Ottima difesa. Al momento siamo al 70esimo. Vantaggio per 1-0. Un po' troppo poco per evitare di rischiare. Qua è stato sbagliato il passaggio filtrante. Pereira. Si contendono il controllo del pallone. Magnanelli. Ci ha ubriacato un po' il difensore. Ottima tenuta di palla. Palla fuori, rimessa per noi. Entrambi gli allenatori decidono di fare delle sostituzioni. Doppia sostituzione da parte di entrambi gli allenatori. Benassi.
Belfodil. La Verona. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Non riusciamo a mantenere un possesso palla. Addirittura c'è una punizione per il Sassuolo che li porterà quindi di conseguenza tutti in avanti. Questo punto dell'incontro è necessaria per non rischiare di arrivare stanchi in fondo. Carambola e palla che termina fuori. Rimessa laterale pericolosissima in quella zona. Riusciamo a recuperare palla, vediamo se i nostri compagni riusciranno altrettanto a mantenerla. Può succedere ancora di tutto. Ah, qui ci siamo fatti rubare noi palla. L'allenatore della formazione di casa sta per apportare. Bella, abbiamo provato ad aiutare i nostri compagni. Schelotto. Lungo. Ottimo tempismo permettendo alla difesa di respirare. E il difensore ferma l'azione. Pericolosi questi. Andreoli. 3 minuti. E il campionato è nostro, ragazzi. Se non sono meritati, Fabio, sono i più forti. Vediamoci festeggiamento. Ed è finita. Un saluto a tutti da Fabio Caressa. Il campionato è nostro, i festeggiamenti hanno inizio, i fuochi d'artificio altrettanto ed ecco subito tutta la nostra squadra in campo per ringraziare i tifosi. Le telecamere sono tutte per loro. Belli fuochi d'artificio. Il campionato è nostro, ripeto. A dispetto della Juventus che ha cercato di starci dietro fino all'ultima partita. Ed ecco qui la coppa. Vittoria del campionato alla prima stagione con l'Inter. E ancora non è finita, perché abbiamo da giocare la finale contro la Juventus di Coppa Italiana. Un saluto quindi a tutti voi da Mister Pupu. Vediamo cosa ci aspetta qua nei menu. Ed ecco qui la partita di cui vi parlavo. Ci vediamo quindi in questa prossima finale. Ciao a tutti, vi saluto!